un parere sul governo Gentiloni. Cosa ne pensa? È un... Non ho capito. Non sappiamo ancora com'è. Certo, ma al di là della lista dei ministri, diciamo, come... No, quello è fondamentale. Perché è fondamentale? Vedere che fine fa, per esempio, Elena Borchi, si capisce se ha capito o meno una lezione fondamentale, cioè che una giovane donna molto bella, però battuta male dal referendum sul quale ha pesato anche il fatto che non si era dimessa lei né il papà per il conflitto di interessi tra la banca, tra lei ministro e il papà vicepresidente della Banca Etruria, può dirla lunga sull'approccio del governo alle cose. Cioè, io credo che sia stata una catastrofe Maria Elena Boschi per il referendum, proprio perché non si dimise dopo lo scandalo giustissimo, giustissimo sulle sue mancate dimissioni in quella faccenda. Certo, sì. Ma senta. Lei avrebbe dovuto pretendere dal papà che non accettasse la nomina, oppure un istante dopo dimettersi lei. Questa cosa qui ha pesato per mesi sulla vita pubblica italiana. Mal che vada è stata molto ingenua, però noi non possiamo pretendere, noi non vogliamo avere ministri molto ingenui, non li vogliamo. Certo, questo è Nessun chiarissimo. paese del mondo vogliono ministri molto ingenui. Chiaro, però diciamo che dalle opposizioni, anche prima di conoscere la lista dei ministri, Gentiloni è stato attaccato. Qualcuno ha parlato Le di... opposizioni si sono comportate in modo indecente, perché contemporaneamente non puoi chiedere, cosa facciamo? Stiamo senza governo? Non puoi pretendere che Renzi dia le dimissioni dicendogli dentro le dimissioni dimettiti, dentro le dimissioni dimettiti, dimettiti. E poi quando lui si dimette lamentarsi per chiunque arriva. Un governo lo devono fare. Cosa facciamo? Mandiamo Beppe Grillo o quegli scherzi a parte alle riunioni internazionali? Cosa facciamo? Ci mandiamo gli amici di Striscia Notizia alle riunioni internazionali? È chiaro che ci vuole un governo per fare la nuova legge elettorale. Governo c'è in carico che garantisca il lavoro corrente, almeno quello, finché il Parlamento fa la nuova legge. Ma non puoi contemporaneamente dire che è una vergogna che la nuova legge elettorale sia stata fatta da un governo, pretendere che la nuova legge elettorale sia fatta dal Parlamento e non da un governo, e poi allo stesso modo pretendere che Renzi si dimetta perché l'aveva promesso, ma resti in carica perché così la prende, come dire, così prende le ultime bastonate fino alla fine. Renzi è stato 2 giorni senza dimettersi perché gliel'ha imposto Mattarella, e per 2 giorni il giornale di Sanlúurci ha fatto il titolo sul fatto che non si dimetteva. Io devo dire che credo che Renzi ne abbia sbagliate tante, ma talmente tante, che ben gli sta aver perso in questo modo. Detto questo, non gli puoi chiedere contemporaneamente di essere becco e bastonato. Non Certo, è possibile. ma secondo lei entro quanto tempo una legge elettorale nuova andrebbe fatta? Per me, io andrei a prendere il Mattarellum così com'era, che aveva funzionato, e fine della fiera. Senza stare lì a perdere tanto tempo, perché tutte le cose fatte dopo Mattarellum sono state un pasticcio. E io farei quello, però devo essere sincero, io ho votato sì perché ero convinto che anche una legge elettorale che desse l'assoluta certezza alla sera delle elezioni, dello spoglio di chi aveva vinto e chi aveva perso, in un paese come il nostro fosse indispensabile. Indispensabile. Purtroppo
italiani hanno pensato in maniera diversa, va benissimo, per carità. Certo. Però a questo punto non si può pretendere troppe cose insieme. Si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, o una cosa o l'altra. Volete la nuova legge elettorale? Bisogna farla. Non volete la nuova legge elettorale? Assumetevi le vostre responsabilità, però dopo aver detto che è una legge liberticida, che porta alla dittatura, che è l'anticamera del fascismo, che adesso arriva Mussolini, che è peggio di Mussolini, che è peggio della legge Acerbo, eccetera eccetera, pretende andare al voto con questa legge e in più allargarla anche al Senato, dimostra una faccia di tolla da parte del Movimento 5 Stelle che davvero non è una cosa nuova, perché la conoscevamo da tanti decenni, l'hanno avuta i democristiani, hanno avuto i socialisti, eccetera eccetera, purché il Movimento 5 Stelle la smetta di dire che loro sono coerenti e che sono la novità del mondo pulito per bene, gli unici che mai incorruttibili, eccetera eccetera. Chiarissimo. Dottor Stella, non posso non chiederle una cosa che riguarda la spending review, perché lei stesso ha detto prima Renzi ha fatto tanti errori. La domanda è questa: ma Renzi sulla spending review ha fatto qualcosa oppure non ha fatto niente? Ma dai, voglio dire, se tu spingi alle dimissioni uno come Roberto Perotti, adesso vuole avere qualcosa, dire qualcosa anche i nomi, no? Cioè, finora che quelli sono stati gli incaricati a spendere review, sono stati Enrico Bondi, che è stato un magnifico risanatore di aziende, basti ricordare la Parmalat e la sua storia, cioè lui quando andò alla Parmalat mangiava in mensa, costringendo tutti a mangiare in mensa e non andare al ristorante stellato, viveva in una pensione, adesso mi sfugge il nome, ma a 2 stelle, attaccata all'azienda in modo da creare meno danni, non creare altri danni all'azienda. Ermano e Enrico Bondi è stato fatto fuori. Poi ci hanno mandato Carlo Cottarelli, che era un formidabile uomo macchina, che fa queste cose da anni, e ci ha lasciato le pene anche lui. Poi ci ha dato Francesco Giavazzi, che tagliare, che predica da anni di fare un certo tipo di tagli sul Corriere della Sera, e ha fatto fuori anche Giavazzi. Poi ci ha portato Roberto Perotti, che da anni, sia con i suoi libri, sia attraverso il sito lavoce.info, sia attraverso una serie di interventi di ogni genere, teorizzava come tagliare. Roberto Perotti ci ha provato, poi c'è stato lui, è andato via. Cioè, se dopo aver fatto fuori uomini di questo tipo, qualcuno ha ancora il coraggio di dire che sì, la spending review si è fatta, mi metto a ridere. È molto chiaro. Senta, in conclusione, non ha usato parole, diciamo, molto belle sui 5 Stelle. Renzi ha fatto tanti errori. Cosa ci resta? Solo il centrodestra? Ma per carità di Dio, abbiamo già fatto esperienza e non è stata una bella esperienza. E quindi cosa come può l'Italia, come può uscire? Allora, intanto facciamo la legge elettorale, dopodiché i buchi vengono riempiti e vediamo chi li riempie. Quello che poi in discussione è che dopo aver avuto primi ministri di ogni genere, possiamo aspettarci davvero di tutto, però santo Dio, vi facciano prima almeno un esame sui congiuntivi.